Proprio tu, ti ragazzi. Benvenuti in questo nuovo episodio di Crisis Core Final Fantasy 7. E qua credo che, vabbè, continueremo per la nostra avventura. Qua ci sono ancora le copie di Angel, qua chissà perché ci sono. Le copie di Angel, che non promette nulla di buono queste copie di Angel. Eccoli qua. Oddio, c'è Angel. Non promette nulla di buono qua. Che le sue copie no, promettono nulla di buono. It should have been me. I should have dealt with Genesis. Yeah. Then why'd you send me? To prepare you for your next fight. Have you lost it? Stop it! Someone's waiting for you, no? Angeal, don't do this. Very good, Angeal. It is time to exact vengeance for our family's suffering. Family? No! My father is dead! Fine. Then do it for your mother. My mother, Shane, made her take her own life! Shane, how terribly misguided. She should have been proud. Proud that she was the namesake of our experiment. Project G. Allora la madre di Angel si è suicidata, allora non è stata proprio Angel ad uccidere la sua madre. Jillian, the woman implanted with Genova cells, Genesis, who had her genes mapped onto him during the fetal stage. Yes, Genesis was a failure, I'll admit it. But you, Angel, you were actually bred inside Jillian's body. Quindi Angel è la perfetta copia, allora. Zack, I am perfect. Infatti, l'essere perfetto, proprio come Cell di Dragon Ball Z. My cells can absorb genetic traits belong to others. A two-way conduit. Oddio, vuol dire che Angel è mostro perfetto, allora. Come si dice i sottotitoli qua. Zack, do you remember what I said? About our enemy being all that creates suffering. Yeah, but you're not one of them. But I created my own suffering. Zack, let me show you. Stop it! You don't know what you're doing! At least one sample. Angel! Oddio, che dobbiamo combattere per forza contro Angel. Manco fosse Simon Romega, eh! Oddio. Penso agli altri Final Fantasy. Attimo, ma questa trasformazione però mi ricordo un po' la trasformazione di Simon, eh! Ma che Simon è tutta un'altra cosa rispetto ad Angel. Che in fondo, perché
comunque Seymour fa parte dei gatti mentre San Giallo. Anche se non so se San Giallo proprio fosse veramente parte della del buono. Ok, non dipendente, mi dispiace San Giallo, ma ascinati dietro. E ucciderti, purtroppo, a malincuore però. A malincuore qua, in questo episodio, Angel morirà. L'ho detto. Forse non dovevo dirlo, ma l'ho detto. Che forse, vabbè, chi ha giocato a Final Fantasy 7 Crisis Core? A Crisis Core Final Fantasy 7 sa già come finirà. Purtroppo forse lo vedremo come finirà poi dopo questo. Infatti è parecchio resistente anch'io, allora che dai. Spero che gli allenamenti fossero allenamenti nelle missioni fossero abbassati un po'. Vabbè, becca di sto pigiama. L'ho fatto. Ma sì, siamo a un filmato parecchio. Un proprio. Tanto felice. Filmato triste ma commovente. Zack. You have my thanks. This is for oddio. You. La bassa sword. Che gli regala. Che gli dona Zack. Protect your honor always. Embrace your dreams. If you want to be a hero, you need to have dreams. And honor. Hey, Zack. The sky is closer in the city above, right? Kinda scary, but the flowers might like it. Maybe. Ecco qua, suo migliore amico è morto. Scena triste però commovente però allo stesso tempo. Oh qui. Atto abbiamo ottenuto la spada potenza. E Zack è diventato adulto. So you want to be a soldier?
Hang in there. So, is everybody here now? Sir! You're all rookies, right? Sir! Yes, sir! One piece of advice. No. An order. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your soldier honor. Got it? Sir! We're all coming back here alive. You hear me? Let's go. Ok, salviamo. Ok, proteggi il tuo onore. Ok. Progetto girato all'esperimento dei chiamati di Angio. Catturato un lander a Modeo e l'ho consegnato alla compagnia. Poi mi hanno messo a riposo da un bel po'. Pare che la scimmia sia nel caos al momento. I turco mi rosano sempre attorno, dicono che casualmente le nostre vacanze siano sovrapposte, sì, davvero. Ma nessuno parla mai di Angel o Genesis. Come non si fu, come non fossero mai esistiti. Sorge vale davvero così poco di questi tempi. Cosa mi rimane per cui combattere? Cos'è l'onore di Sorge? Ok. Zack va in vacanza. Suntan lotion? No! Never mind that. What is this? Are they putting me out to pasture? You could use some R&R. I'm bored. That's it. I'm calling him. Director Lazard's not in. He's been missing for a while now. It was Lazard who was funding Hollander's research. Using the company's money. Are you serious? We're interrogating Hollander, so we should learn more. Che muscolarsi della Madonna. What's wrong with them? People, what are they all thinking? The truth lies within each person. But even truth seems suspect once it leaves their mouths. Sisne, go do something. Calling Aerith? How do you know that? Am I being watched? No, she's the one being watched. Huh? That girl is an ancient. The only one left in the world. You didn't know? She never said anything. The only one left in the world, huh? Essere triste, eh? Essere l'unico, l'unica rimasta al mondo. Oddio, te mosse. Dio, copia di Genesis. What the fuck? Ma Genesis non era morto. Ok. Ed ecco che Zack usa l'ombrello come arma. Ma ci sono delle copie di Genesis. Ma che cazzo? Ma Genesis non era morto. O forse è ancora vivo. Oddio, odi. Quindi KO istantaneo. Ok, forse non so se avete già visto questa invocazione. Non è dubbio. La faccio vedere. Siamo già 14 minuti di gameplay qua. Un altro credo che. Non so quanti episodi mancano per finire la
questa serie gameplay, fantastica serie gameplay, piuttosto commovente. Probabilmente il finale sarà vabbè dai, non ve lo dico il finale, sperando chi ha già giocato come me Skies con Final Fantasy 7 saprà già come sarà il finale. Cioè, per chi non ha mai giocato a Crisis con Final Fantasy 7, no, almeno non vi dico come sarà il finale. Quindi aspettate che arriviamo al finale, perché poi lo scoprirete. Ok, wow, due invocazioni in una sola gameplay e anche un livellamento, quindi not bad questo episodio, no? A parte che lascia un po' la mare in bocca la morte di Anchial. Tra l'altro però è anche commovente proprio la morte di Anchial, perché poi gli dona la base su Wood, che sarebbe la spada potente, a Zack prima di morire. Il punto di morte sarebbe. Ok. Dai, con Mammoth faremo il primo 9999. Quasi. Porca troia, quasi. Credevo che con Bahamut facevamo il... Ma quanti ce ne sono delle copie di Genesis? Cioè, ma se ci sono le copie di Genesis vuol dire che Genesis non è ancora morto, allora è ancora vivo. Quindi vuol dire che Genesis vuole vendicare la morte di Angelo. Questi tizi sono ancora in giro, ma Genesis è ancora vivo. Forse anche Genesis lo è. Eh? Quando l'anima lascia il corpo, torna nel flusso vitale. Oddio. Quando l'anima lascia il corpo. Allora vuol dire che significa ci sono ancora le copie di Angia là loro. Sì, eh. Il fiume di anime che avvolge il nostro pianeta, forse l'anima di Genesis è. Sta controllando le... Vuol dire che anche l'anima di Angela sta controllando lì le sue copie. E questo che stai dicendo? È solo una supposizione. Ad ogni modo la tua vacanza è finita, Zack. June non è stata attaccata da una forza sconosciuta. Andremo là insieme a investigare. Ok, quindi siamo a June. Città raggiungibile anche su classico Final Fantasy 7, sulla versione PlayStation 1 di Final Fantasy 7. Oddio, altre copie di completamente fuori controllo, mi stanno fuori con la capa, è proprio di Genesis. Orlander al momento si trova a Juno. La sua presenza qui e questo attacco non sono una così coincidenza. Coincidenze? Non ci credo. Non è ancora finita, vero? Cominceremo a evacuare gli abitanti. Zack, trova Orlander e assicurati di essere sicuro. Vuoi che faccia da babysitter a Orlander? Non pensi che sarei più sul cambio di... un campo di battaglia. Orlander ha accesso a informazioni top secret. Il presidente ha chiesto specificamente che sia protetto. Dopo l'improvvisa sparizione del direttore. Oddio, l'improvvisa sparizione. Oddio. Vuol dire che la Zarda ha disertato i soldier. Wow. C'è un altro colpo in questo gameplay. La gerarchia di Soldier è stata alquanto instabile.
Questo attacco è un tentativo di sfruttare questa debolezza. Zack deve proteggere Hollander. Ma quindi Hollander è diventato il nostro alleato? Ah no! Non è il nostro alleato, non è diventato il nostro alleato, è diventato nostro prigioniero. Siccome abbiamo catturato Hollander, dobbiamo proteggere. Praticamente dobbiamo proteggere un prigioniero. Hollander è al momento è prigioniero nel centro detentivo che si trova a ottavo livello di Giunton superiore. Puoi usare l'ascensore d'emergenza per salire. Lo trovi a fine di questo passaggio. Zacco, contiamo su di te. Hollander è ancora sotto interrogatorio. Non può capire, ma non può cadere nelle mani del nemico ricevuto. E ok, credo che. Vabbè, dai. Credo che potrebbe pure bastare, dai. 20 minuti di gameplay, quindi. Avete assistito proprio a uno filmato piuttosto triste. Triste ma commovente, però, perché il fatto che Angeal muore dopo aver combattuto contro Zack. E ok, dai, termina qui anche questo episodio. Da questo lavoro è tutto e ci becchiamo alla prossima.